Buonasera a tutti, benvenuti al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Questa sera abbiamo l'onore di avere un ticinese doc. Abbiamo il dottor Diego Rossinelli, cresciuto ad Origlio, ha frequentato il liceo di Savosa 2 e poi si è trasferito a Zurigo, dove ha studiato informatica al Politecnico di Zurigo e poi ha proseguito i suoi studi facendo un dottorato in scienze computazionali e un postdoc. Attualmente è senior researcher del laboratorio di scienze computazionali e ingegneria dell'ETEA di Zurigo, dove si occupa di simulazioni fisiche al computer e anche di sviluppare nuove tecniche numeriche che possono essere calcolate dai supercomputer attuali e di prossima generazione. Questa sera abbiamo l'onore di averlo qui con noi e ci parlerà di sfide e opportunità dei supercalcolatori per le simulazioni di fluidi. Grazie per l'introduzione. Ok. Mi scuso già perché farò degli strafalcioni, sono abituato a dare presentazioni in inglese, quindi sapete. Poi, allora, questo è l'indice, visto che è venerdì sera, preferito andarci leggero sulle formule, eccetera, quindi faccio vedere un po' più quello che è il contenuto multimediale piuttosto che matematica. Allora, prima introduco un po' il contesto, i fluidi, la fluidodinamica, poi passiamo brevemente a discutere cosa vuol dire simulare un fluido e poi come si può usare un supercomputer per fare questo e poi alla fine faccio vedere qualche risultato. Allora, penso che ognuno di noi sa più o meno dentro di sé che aria e acqua sono molto abbondanti, sono una parte, una componente essenziale della nostra vita. Ma facciamo un giro di slide soltanto per sincronizzarci e vedere quali sono i dati, diciamo, i dati più importanti per quello che riguarda i liquidi e i gas. Innanzitutto, quando si parla di fluidi, non si parla soltanto di liquidi, un fluido può essere anche un gas. Infatti potete vedere il tipico esempio, è quello in background, cioè abbiamo le nuvole, abbiamo aria, acqua, un sacco di altre sostanze, però possiamo dire che la maggior parte delle sostanze presenti nel nostro ambiente sono aria e acqua. C'è una grande componente anche nell'industria su come usare acqua e aria. Qua faccio solo degli esempi. L'uso dell'acqua è fortemente collegato ai trasporti, se pensiamo tutto il trasporto via mare, eccetera, e anche il calore, per fornire calore o per come riscaldamento, come mezzo di trasporto per il calore. C'è anche una forte componente nella produzione energetica, basta pensare alle dighe, eccetera, e anche allo stoccaggio energetico, le pompe d'acqua, le pompe di, come si chiamano, water storage, mi sembra. E c'è anche tutto quello che riguarda produzione alimentare, la cottura di cibi, la congelazione di cibi, l'acqua può essere usata come solvente. E c'è anche l'aria, beh, gli aeroplani si basano sul fatto che si può volare nell'aria, poi l'aria viene anche usata come per decelerare cose, cioè aerofreni, spoiler, eccetera, anche nel settore automobilistico, stoccaggio di energia, l'aria si può comprimere, quindi si può salvare energia comprimendo l'aria e poi rilasciarla quando si vuole. E è anche molto usata per refrigerazione e pulizia, sbotti d'aria per togliere la polvere da qualcosa nell'industria, oppure ad esempio la ventola del computer, la ventola della CPU toglie calore. I fluidi quindi sono molto molto importanti per noi, sono direi dominanti nel nostro ambiente. I fluidi sono anche collegati con la medicina. Qua faccio gli esempi principali di quelli che si possono vedere anche direttamente su internet. I fluidi sono una parte integrante per quello che riguarda il sistema vascolare,
quindi tutto quello che è sangue, vene, arterie, eccetera. Ci sono degli studi scientifici su come si sviluppa l'ipertensione o aneurismi, eccetera, oppure l'angiogenesi, molto importante per le metastasi, tumori, eccetera. E anche fenomeni collegati alla maternità, per esempio lo studio di quanto è spessa la placenta, se determinati fluidi circolano più o meno bene nel corpo. Anche il sistema respiratorio per quello che riguarda l'aria. L'aria viene studiata in quel caso per asma e anche per il flusso mucoso. Noi, per esempio, dentro i nostri polmoni abbiamo delle piccole ciglia che partono dall'interno dei polmoni e tendono a togliere le impurità che sono presenti, che si depositano nei polmoni e le spingono in alto. Alla fine vengono inghiottite queste impurità tramite la saliva e vengono digerite nell'esofago. Quindi anche apparato digerente. Quindi i fluidi sono molto importanti anche dal punto di vista medico o fisiologico. Ecco, la fluidodinamica è quella disciplina che cerca di studiare il comportamento dei diversi fenomeni fluidi. Allora, la fluidodinamica è anche molto importante per il progresso tecnico. Potete vedere quattro esempi che sono collegati con la fluidodinamica. Predizione di fenomeni su larga scala, ad esempio disastri naturali, uragani, anche valanghe, anche una valanga si chiama, la valanga di solito viene definita come flusso granulare e ha delle proprietà fluide. Anche la predizione su scala microscopica è molto importante per il progresso tecnico, se basta pensare a tutti gli strumenti che sfruttano in un qualche modo, per esempio, la separazione di biomolecole o l'identificazione di certe proteine. Un'altra cosa importante nel progresso tecnico è lo sfruttare di questi fenomeni. Se c'è il vento voglio usarlo. Come faccio a sfruttarlo nel miglior modo, eccetera? Qual è la posizione migliore? Per esempio mi viene in mente la vela, per quello ho messo a Linghi. Qual è la forma migliore? Come si fa a sfruttare questo fenomeno? La cosa più importante del progresso tecnico magari però è il controllo sui fenomeni. Se qualcuno può controllare o creare il fenomeno arbitrariamente e con le proporzioni giuste, ha la rendita più grande che si può ottenere. Allora, tutte queste cose richiedono la comprensione dei principi fondamentali dei fenomeni fluidi. Allora, la prima cosa che è stata fatta anche 200 anni fa o prima è l'investigazione sperimentale. Uno si mette e gioca, tra virgolette. Magari c'è una piscina, un container, ci metti dentro l'acqua, provi, fai il tuo modellino della nave, lo spingi dentro. È molto intuitivo, si guadagna molto in fretta quali possono essere gli effetti. Quindi, se si vuole, c'è un'immediata percezione qualitativa. Un'altra cosa bella, come potete vedere dall'immagine, è che ci sono tantissime lunghezze di scale diverse. Si va dal nuvolone in alto fino a quello che può essere lo spessore di un capello. E tutto questo è gratis, nel senso che non richiede un supercomputer. Non c'è bisogno. Possiamo andare in avanti fino e guardare ogni singola molecola. Però ci sono altri problemi. Allora, il primo è che non tutto può essere investigato dal punto di vista, non tutto può essere investigato sperimentalmente, perché magari è troppo piccolo o magari è troppo grande, come un uragano. E poi c'è sempre un gran tran tran di calibra qui e calibra là. Non è la cosa più semplice studiare un fenomeno e isolare l'effetto voluto da tutti gli altri. E anche ogni volta che si vuole studiare qualcosa sperimentalmente c'è il problema che poi, una volta che hai fatto la grande scoperta, poi un altro che vuole validarla, un altro che vuole dire ah sì,
vediamo se è veramente importante, vediamo se funziona veramente, anche l'altro deve spendere un sacco di tempo in riprodurre l'esperimento. Quindi riproducibilità non è veramente una particolarità dell'investigazione sperimentale. Può essere dispendiosa, ingombrante e macchinosa. Un altro problema dell'investigazione sperimentale è che, diciamo, se uno ha un laboratorio solo, può provare soltanto una cosa alla volta. Mettiamo che voglio costruire un aeroplano. Se voglio cambiare un pochino il profilo d'ala, devo aspettare, magari faccio il primo prototipo, magari spendo una cifra, poi lo metto al laboratorio, lo testo, poi devo aspettare e non posso già provare un altro tipo di ala, perché ho un laboratorio solo. Quindi direi che non è che scala bene. Un altro approccio è l'approccio teorico. Qua faccio vedere uomini barbuti, beh, diciamo che ci andavano pesante con le basette, e scrivono un sacco di formule. Adesso non sto qua a spiegare le formule, però da come potete vedere, questi personaggi qui, che sono praticamente delle divinità nella mia disciplina, derivano delle formule. Le formule partono da delle leggi di conservazione di quantità. Una quantità, per esempio, è la densità, un'altra è la velocità o pressione. Okay? Di solito è una formula di questo genere qui, in cui praticamente si descrive l'evoluzione della quantità in rapporto alle altre quantità. Sono equazioni differenziali parziali e non sono la cosa più ovvia da risolvere, a meno che per certi esempi si possono risolvere anche su carta. E questi grandi matematici e fisici hanno sviluppato quello che si chiama il calcolo adimensionale, che è molto importante anche nella simulazione. I modelli, a differenza dell'approccio sperimentale, possono dare un'informazione quantitativa sul fenomeno. 5, per dire, o 55. Un problema che c'è tra l'approccio teorico e quello sperimentale è che non è ovvio il collegamento. A volte bisogna correggere molto lo studio sperimentale per togliere gli effetti indesiderati. Allora, visto che per quello che poi dirò dopo serve un pochino avere l'idea di cos'è un calcolo adimensionale, è meglio spendere una slide su questo. Allora, in fluido dinamica il calcolo adimensionale è collegato con il principio di autosimilarità. Per esempio, autosimilarità è un concetto che appare nei frattali, è okay? Una figura che se si fa uno zoom in, un close up di quella figura, paradossalmente ritorna la stessa figura, ma in più piccola, e si continua a zoomare e c'è sempre la stessa figura che appare, magari con, appunto, a scale diverse, ma con magari con orientamenti diversi, ma è sempre la stessa figura. Il calcolo adimensionale serve nei fluidi perché riesce a raggruppare fluidi che uno potrebbe dire che non c'entrano niente, li può raggruppare assieme. Ad esempio, se abbiamo un oggetto che è grande L, diciamo un centimetro, e va a un metro al secondo in un liquido con una certa viscosità, posso già definire un numero adimensionale. Adimensionale, tra l'altro, vuol dire che non ha un'unità di misura, non vuol dire che non ha una dimensione, e viene dall'inglese. E il numero adimensionale in questo caso si chiama Reynolds number, e questo numero ti dice che tutte le simulazioni che hanno quel numero lì si comporteranno nello stesso modo. Cioè, se adesso io prendo un altro cilindro come questo, ma di una grandezza di un chilometro, e questo cilindro qua va a una velocità tale che il Reynolds number rimane uguale, gli effetti sono identici. Lo stesso tipo di fenomeno. È molto potente questo tipo di calcolo perché permette di semplificare
molto fenomeni che sono molto grandi, si possono ricondurre a fenomeni che si possono riprodurre in laboratorio. L'esempio magari più grande era che nel 45 sono stati fatti vari test della bomba atomica e un certo G.I. Taylor non aveva nessuna informazione riservata su cos'era o quanta energia poteva essere rilasciata dalla bomba atomica. Soltanto guardando le foto e applicando il calcolo adimensionale ha scritto un piccolo articolo citatissimo in cui è riuscito a calcolare, guardando le foto e usando il calcolo adimensionale, quanta energia è stata rilasciata dalla bomba atomica. Adesso io non c'entra niente quello che faccio con la bomba atomica, però si possono usare le stesse tecniche in fluido dinamica. Ad esempio si possono stimare dalle gocce del finestrino di un treno, dalla pendenza che hanno, si può stimare la velocità del treno. Nel mio caso il calcolo adimensionale serve per le simulazioni, perché vuol dire che io al computer posso simulare qualcosa di molto grande o molto piccolo nello stesso modo. Qua faccio un esempio. La prima immagine che vedete è uno studio sperimentale, una vasca magari di 2 metri. Il secondo è un'isola e potete vedere che il tipo di tratti che esibisce il flusso è esattamente lo stesso. Ci sono, la geometria cambia, ci sono dei dettagli che cambiano, c'è cioè forza di Corioli e anche tutto quello che è la meteorologia, la fisica delle particelle di condensa, eccetera. Però il principio è che l'effetto dominante è lo stesso e si può riportare questa discussione nel calcolo dimensionale. Ok, investigazione numerica, questo è quello che io faccio di lavoro. È cosiddetto l'approccio moderno. È molto più in relazione con i modelli matematici, più di quello che è un'investigazione sperimentale. Ha dei grandi vantaggi, ad esempio si possono rimuovere tutti gli effetti indesiderati per studiare un certo fenomeno. Si possono fare misurazioni precise, anche astratte, per esempio posso misurare quant'è la vorticità, anche se la vorticità in natura non si vede, non è qualcosa che esiste. Si possono simulare esperimenti a livello microscopico o macroscopico e si possono anche fare delle validazioni dei modelli. Non tutti i modelli teorici hanno la stessa accuratezza, per esempio, o assumono, non sono tutti nello stesso modo accurati a seconda dell'esperimento che si considera. E poi, magari la cosa più importante, si possono valutare alternative, scenari leggermente diversi nello stesso tempo. Tornando all'esempio dello sviluppo di un aeroplano, posso validare o considerare molti profili di ala diversi nello stesso tempo. Questo è un piccolo filmato che voglio farvi vedere, fatto nel laboratorio, che un po' introduce un po' meglio. Vi faccio vedere solo la parte monoscopica perché non ho qua gli occhiali. Introduzione della vorticità. La vorticità induce un campo di velocità. Abbiamo due prototipi fisici. Uno si chiama un anello di vortici, l'altro si chiamano due tubi di vortici. Queste simulazioni sono state fatte su tanti processori, adesso ne usiamo ancora di più. Allora, la prima simulazione considera un anello di vortice, vi faccio vedere semplicemente l'evoluzione dell'anello di vortice e la distruzione. Questo è un fenomeno naturale, studiato al computer.
si usano, non sembra, vedere il filmato non sembra che richieda tutta questa capacità di calcolo, però è veramente una sfida simulare questi fenomeni, perché i calcoli presenti in questa simulazione prendono ore, anche giorni di simulazione. La visualizzazione invece è un po' meno. Sì, rappresentano, sì, scusate, allora i colori vanno dal blu al rosso, giallo, e sono, rappresenta l'intensità. Se una cosa è trasparente è abbastanza debole, se una cosa è solida e gialla, allora è intensa. Ecco, l'anello di vortici è uno degli esempi proprio classici della fluidomeccanica, perché una volta che si è in grado di capire tutti i meccanismi che comportano la distruzione dell'anello, si possono applicare altrove. L'anello di vortici, di vorticità, è interessante, non viene distrutto per dissipazione, non è che perde energia per via dell'attrito, ma si creano delle strutture, si chiamano strutture secondarie, che agiscono contro la struttura primaria, cioè l'anello, e questo lo fa distruggere molto prima. Per esempio, quando si fanno gli anelli di fumo, si nota che non vengono distrutti per dissipazione, si nota che a un certo momento spariscono e basta. Sono strutture secondarie. Queste strutture secondarie appaiono anche in questo caso, quando ci sono due paia di tubi di vortici controrotanti. In questo caso si simula la traccia lasciata di un aeroplano per vedere se degli estensori d'ala, se delle estensioni d'ala possono aiutare a distruggere meglio i vortici. Il problema dei vortici dietro agli aeroplani è che, per esempio, se siete in un aeroporto dovete aspettare uno o due minuti prima di poter decollare, perché bisogna aspettare che questi vortici spariscano dalla pista. Se non si aspetta, si muore. C'è una tabella per esempio che dice in base all'aeroplano, se io sono un aeroplano piccolo e devo decollare dopo un aeroplano grande, devo aspettare molto di più rispetto che se sono un aeroplano grande e dietro di me c'è, no, davanti a me c'è un aeroplano piccolo. La visualizzazione è stata fatta qui, al centro di calcolo, con le risorse del centro di calcolo, il software del nostro gruppo. Vedete tutte le strutture che sono così piccole, che si sviluppano e sono incredibilmente piccole rispetto a tutto il dominio di simulazione. Ok, allora l'investigazione numerica mi porta a parlare delle scienze computazionali. Allora, non è che è una novità della fluidodinamica di provare un approccio numerico al computer, è una cosa che sembra comparire in tutte le discipline scientifiche, c'è sempre l'apporto del computer. Si chiama il terzo pilastro della scienza, perché i primi due sono la sperimentazione e la teoria. Come potete vedere, di solito si parla di scienze computazionali come un'intersezione. È un'intersezione tra calcolo,
è questa intersezione qui tra calcolo, esperimenti, computer e teoria. Questa parte qui è una definizione abbastanza loose, non veramente chiara, però potete vederla, appare abbastanza frequentemente. Per esempio in questo diagramma qua è l'intersezione tra applicazioni scientifiche, matematica applicata e informatica. Ci sono varie definizioni, però diciamo è l'approccio al computer, ok? Investigazione numerica. Come detto, l'investigazione, la scienza computazionale, per quello che riguarda la fluidodinamica, è molto ambita, è molto di moda. Si chiama fluidodinamica computazionale, si chiama CFD, Computational Fluid Dynamics. E va veramente forte, ha un altissimo rendimento economico, magari uno di quelli imbattibili. Sono pochi gli studi che sono stati fatti per quanto riguarda il rendimento nel settore privato, però per quei pochi è stato osservato che il rendimento è stato di 6 volte rispetto all'investimento della scrittura del software CFD su un tempo di 6 anni. Un'altra cosa che non si era mai vista prima è quello che si chiama right the first time, giusto la prima volta. Quando si parla di un manufatturazione di un prodotto a livello di industria privata, di solito per quello che riguarda i fluidi, per esempio lo sviluppo di un aeroplano o di una macchina, di solito si è soggetti a 1000 sperimentazioni. Cioè, ci sono i prototipi e poi si fanno i prototipi ancora dei prototipi, è un processo iterativo. Non è mai successo prima che il modello, il prototipo studiato sperimentalmente era quello giusto. Per esempio nella galleria del vento non succedeva mai. Soltanto da quando hanno introdotto le simulazioni al computer, a quel punto si sono comparse le prime volte in cui il primo modello era già quello giusto. Magari mi sono dimenticato di dire una cosa: l'approccio sperimentale non è un'alternativa all'approccio numerico, ci vogliono tutte e due. In ogni caso io non mi fiderei mai di un aeroplano che è stato solo simulato al computer. A un certo punto bisogna metterlo nella galleria del vento. E il più, però, è cercare di minimizzare l'uso della galleria del vento, perché per tutte le difficoltà collegate. Come funziona l'investigazione numerica? Allora, acquisizione e imposizione delle condizioni iniziali. Acquisizione può essere non tanto facile. Per esempio, se pensiamo alla meteorologia, a tutto quello che è la condizione iniziale per la previsione meteo, l'imposizione delle condizioni iniziali, la specificazione delle condizioni al bordo, perché è comunque sempre un problema matematico che vogliamo risolvere. Poi c'è un processo nuovo, che è nuovo rispetto alla sperimentazione e alla teoria, che è la discretizzazione. E poi simulazione dei risultati. In essenza l'investigazione numerica è un programma, è un software, e quindi è soggetto a tutte le costrizioni di potenza di calcolo del computer su cui gira il programma, e anche tutto quello che è il sistema operativo e le librerie. Quindi sono cose non molto belle queste. In generale si parte da un modello teorico. E la prima cosa che si fa è la semidiscretizzazione. Qui in questo caso vogliamo, per esempio, risolvere un processo di diffusione. La prima cosa che facciamo è la semidiscretizzazione, in cui non specifichiamo come viene discretizzato lo spazio, ma soltanto il tempo. È un algoritmo, diciamo. La seconda parte è la discretizzazione completa, in cui viene discretizzato anche lo spazio, e magari queste parole non sono familiari a tuttissimi, ma alla fine si creano una serie di punti per risolvere questa equazione qui, si creano una serie di punti, e ognuno di questi punti
è associato a una posizione nello spazio e vengono applicati dei calcoli, per esempio per calcolare questo punto qua, il valore che ha, bisogna fare una serie di calcoli collegati ai punti attorno. E quello sarà il valore a un determinato tempo per quel punto lì. Per evolvere quel valore nel tempo, si rifà la stessa serie di calcoli. Questo è quello che è il sommario di questo flusso qua, flusso di lavoro. C'è una grande quantità di calcolo parallelo in queste simulazioni. Alla fine si arriva a qualcosa di incomprensibile, che è il programma, che sembra che non c'entra niente con quello che ho spiegato, però credetemi, è il programma che fa esattamente quello che c'è scritto dietro. E questo è per dirvi che non basta che i calcoli possano essere fatti in parallelo, poi qualcuno deve scrivere il programma che effettivamente poi sfrutta il fatto che i computer possono fare i calcoli in parallelo. Quindi non basta il potenzialmente parallelo, bisogna poi scrivere il programma nel modo giusto. Insomma, dalle formule al software, questo è ancora per farvi vedere, diciamo, l'approccio alla simulazione. Uno di solito cerca di semplificare le equazioni prima di simulare, cerca di togliere tutto quello che non è necessario, per esempio scegliendo le quantità giuste, magari si può fare qualcosa sapendo che tutta la parte destra dell'equazione sia zero, eccetera, e dalla semplificazione del modello si arriva a una serie di diciamo librerie o software standard che si possono applicare per quel caso specifico lì. Per esempio si può fare una simulazione come questa, che è stata fatta da un collega nel mio istituto. Potete vedere anche qui come due anelli di vortici si scontrano e creano quello che alla fine è turbolenza. Sono scale molto piccole. La turbolenza per me, per noi, è la criptonite. Turbolenza vuol dire limitazioni nel calcolo, limitazione nella memoria, diciamo requisiti impossibili di tempo e di memoria. La turbolenza dice, allora la turbolenza è collegata con il numero di Reynolds, quello che vi ho fatto vedere prima. Allora, dice che per quanto riguarda le simulazioni, il numero di, diciamo, bytes, oppure il numero di punti che mi servono per fare una certa simulazione, scala con Reynolds number alla 9 quarti. Quindi Reynolds number, diciamo, al quadrato, un po' più che al quadrato, che è tantissimo, perché vuol dire che se sono capace di fare una simulazione, per esempio Reynolds number 300, e ci metto un'ora, vuol dire che ci dovrei mettere, o due ore, ci metto poi per farne, per fare una simulazione al quadrato, al doppio di questo Reynolds number, ci metto quattro volte tanto. Questo è solo per la memoria. Per il numero di operazioni, questo flop count qua è il numero di operazioni in virgola mobile che devo fare, scala con Reynolds number alla terza, che è ancora peggio, è bruttissimo, perché vuol dire che se riesco a simulare qualcosa magari a Reynolds number 10.000, qua, tra l'altro, mi sono dimenticato di spiegarvi cosa sono questi grafici qui. Qui vedete il tempo effettivo di simulazioni, cioè due ore, per esempio, al computer, eccetera, rispetto al tempo della simulazione, il tempo fisico della simulazione. Potete vedere che, per esempio, a Reynolds number 300, se passano 5.000 secondi per questa simulazione qua, arrivo a un tempo, diciamo, di 100. Vuol dire che il tempo fisico, quello virtuale, simulato, è di 100. Se io aspetto 5.000 secondi per una simulazione Reynolds number 10.000, non arrivo neanche, a malapena arrivo a 5, arrivo a 4. Quindi
passo da 150 a 4. Vuol dire che nello stesso tempo di calcolo non posso portarmi in avanti molto col tempo virtuale, posso solo arrivare a 4 e magari il fenomeno che mi interessa magari prende 200 o magari prende anche di più. È veramente, si chiama la maledizione, eh? Si chiama la maledizione del Reynolds number. Reynolds number o turbulence curse. Allora, le sfide in CFD è risolvere questo problema. Adesso va ancora peggio, perché non solo Reynolds number richiede tantissimo ammontare di calcoli e di memoria, ma anche tutte le applicazioni realistiche, per esempio il flusso attorno all'aeroplano, è di 20 milioni, va da 2 milioni a 20 milioni. Quindi è una cosa che si può dire, vabbè ragazzi, andiamo a casa che è finito, no? Però ci sono delle tecniche per cercare di risolvere queste cose. Comunque, in ogni caso, potete vedere che ci sono un sacco di calcoli in parallelo, ce ne sono tanti di calcoli, quindi ha proprio senso usare un supercomputer. Infatti, la fluidodinamica computazionale è sempre stata uno delle, come si chiamano, decision maker su come costruire i nuovi supercomputer. Ci sono i flop e i byte nei supercomputer. Di solito si parla di flop, di numero di operazioni al secondo. Per esempio, se prendiamo questo calcolo qui, in questo calcolo noi vediamo due operazioni, quindi due flop. Ogni byte, ogni numero di solito è rappresentato da almeno 4 byte. Abbiamo 4 variabili, quindi sono 16 byte. Quindi flop al secondo è, diciamo, la capacità o la prestazione, è come caratterizzare in termini di prestazioni un supercomputer. Flop al secondo e byte al secondo. I supercomputer hanno una storia che comincia dal 1960, da questo signore qui, che si chiama Seymour Cray, che ha inventato i primi supercomputer. All'inizio era uno solo, era un mega supercomputer che faceva tutti i calcoli in un certo modo, un modo molto speciale. Poi hanno cominciato a esserci computer, supercomputer, che avevano dentro più di un computer. E il numero di computer, come potete vedere, dal 90 fino al 2013 è aumentato tantissimo. Adesso si parla di 100.000 core e decine di milioni di GPU core. Poi parlerò brevemente anche su cos'è una GPU. E come potete vedere, nel giro di 30 anni o 20 anni in questo caso, si passa da 10 alla 9 flops a 10 alla 15, cioè noi stiamo parlando di ordini di grandezza, stiamo parlando di 6 ordini di grandezza. Una cosa che non succede da nessun'altra parte. Non esiste un altro mercato in cui si parla di una differenza di 6 ordini di grandezza nel giro di 20 anni. Non esiste. È una cosa quasi a livello fantascientifico. E poi, visto che l'industria dei supercomputer comunque non è un'industria piccola, soprattutto se si considerano i venditori di server, high-end e tutto quello che è, diciamo, l'industria IT. Visto che spendono un sacco di soldi i venditori per la manufatturazione, si è deciso di fare un ranking, qualcosa che possa retribuire o possa in un qualche modo tradurre il valore di una ditta a seconda di un ranking, e questo si chiama Top 500. È stato misticizzato tantissimo, però è, diciamo, l'unico vero paragone attuale, no, non vero, l'unico paragone attuale che sembra contare veramente tanto. E non è, ok, magari è meglio che spiego brevemente cosa vuol dire. Allora, questo Top 500 è un sito in cui viene sempre aggiornata una lista di 500 entry, di 500 elementi. Sono i 500 computer più veloci nel mondo che sono riusciti a fare un certo tipo di calcolo, un calcolo con algebra lineare, eccetera. Allora, uno praticamente è un nuovo supercomputer,
chiama questi tipi qui, questi tipi installano il programmino di linear algebra, lo fanno girare, se scala bene, bene, sei dentro della lista di super... Adesso semplifico tantissimo, però questa è l'idea, l'idea è che in base a un programma, in base alle performance di un programma, praticamente il supercomputer, un determinato supercomputer riceve il ranking. Potete vedere che questa scala qui è espressa in megaflop, quindi nel 93 si faceva un gigaflop. Questo è un grafico in scala logaritmica per quello che riguarda la Y, quindi si va da 10 a 100 a 1000 eccetera. Allora si parte da un gigaflop e si arriva nel 2012 che si è oltre 10 petaflop. Adesso non è facilissimo sfruttare questo tipo di supercomputer, soprattutto visto che la potenza di calcolo cresce sempre. Non è sempre stato facile sfruttare la potenza di calcolo, e anzi sta diventando sempre più difficile. Qua vi faccio vedere un esempio in cui un altro video che è stato fatto nel nostro laboratorio, in cui si vede proprio che andiamo fieri perché siamo riusciti a usare il 30% di un supercomputer. Il 30% è perché è veramente difficile usare questi supercomputer. Questa è una simulazione di un'onda d'urto che impatta su una bolla d'aria e l'ambiente è elio. Qua potete vedere la densità, come evolve la densità praticamente quando l'onda d'urto picchia sulla bolla, si forma ancora una volta un anello. Questa è la vorticità, e si vede proprio che anche in questo caso si crea un anello di vortici. Qua vi fa vedere, facciamo vedere tutte le parti, diciamo, i periodi più importanti di questo fenomeno. Ad esempio, in questo caso la simmetria viene rotta dalla tridimensionalità e si vede già adesso che è rotta, non è più simmetrico radialmente. Questa è la vorticità. Vedete che è già un flusso turbolento, non è più una cosa semplice da descrivere. E c'è anche un jet, si chiama jet, praticamente... la densità o la sostanza entra in questo anello. E questo è diciamo il tempo finale in cui abbiamo smesso la simulazione, perché sono passate 48 ore, non mi ricordo più. Però già abbastanza tempo, non sembra, ma un calcolo del genere chiede veramente tanto tempo. Allora, i supercalcolatori cambiano, però c'è una cosa sola che non è cambiata, e si chiama la legge di Moore. Moore è questo tipo qua, adesso un po' invecchiato, però è lì. E questa legge praticamente dice che c'è un... Qua ancora siamo in scala logaritmica, c'è un incremento costante, una progressione aritmetica in cui l'incremento è costante per quanto riguarda il numero di transistor in ogni computer. Okay? Vuol dire che il computer di oggi avrà un numero di transistor e fra 18 mesi ne avrà il doppio. Essenzialmente dice quello. Ed è incredibile, e non è una legge fisica tipo Thor, la mela che cade, no, è un'osservazione, no? Un'osservazione che è stata fatta magari guardando il passato per 10 anni, perché adesso è vecchiotto, lui l'osservazione l'avrà fatta, non so se l'ha fatta nel 90 o nell'80, ma diciamo l'ha fatta in questo periodo, ha detto, oh Thor, qui c'è un rapporto lineare, secondo me è così, una legge, ma nessuno è obbligato a seguirla. Eppure effettivamente esiste questa legge, cioè sembrerebbe essere una vera legge. Adesso il problema è che quella legge lì non cambia,
Però il supercalcolo cambia. Se vi siete accorti, nel 2005, magari nel 2000 avevamo magari i processori da 1 GHz o 1 GHz e mezzo, eccetera. Poi sono arrivati i 2 GHz, sembrava andare in avanti, invece no, invece è rimasta com'è. Adesso io non so se voi avete a casa un desktop che ha 4 GHz. Non funziona più, non gira più così. La storia non gira più, è finita. Qua potete vedere le predizioni della Intel, casa grande, manufatturazione di computer, in cui nel 2005 prevedeva qualcosa per il 2009-2011. Guardate qua, clock rate gigahertz, roadmap vuol dire predizione, 2009 10 gigahertz, anche di più. Poi dopo si sono accorti, hanno detto no, siamo un po' alla mira. 2007 comunque ancora, cioè 5 GHz, io non ho ancora visto il mio 5 GHz, non ce l'ho a casa. È successo che non sono riusciti a incrementare la frequenza, eppure il numero dei transistor è duplicato. Vuol dire che hanno dovuto cambiare la strategia. E questa è la sfida dei supercomputer di oggi. E va ancora più in questa direzione. Il supercomputer più potente che c'è adesso si chiama Titan e non è neanche più un vero supercomputer perché usa quella che si chiama GPU, sono le schede grafiche. Dentro ci hanno messo delle schede grafiche, non è più solo CPU da tipo server eccetera, ci sono dentro delle schede grafiche che fanno tutto meno che grafica, però sono dentro. È difficile programmare su questi calcolatori perché non è più che una volta magari si faceva un programma, una simulazione, sì, magari 200 righe, magari 1000, 20.000 righe, però era un programma tutto con un linguaggio di programmazione solo, è finito. C++, non lo so, io Fortran, qualcosa così, era finito. Oggi non si può più fare una cosa così. Oggi c'è bisogno da 2 a 3 linguaggi di programmazione, a dipendenza se si vuole considerare GPU oppure no. È così complicato che questo computer non è costato a nascemenza. È così complicato che quelli che hanno avuto i fondi per comprare questo computer si sono focalizzati soltanto su 6 programmi, soltanto 6. Perché è così difficile programmare che è meglio fare poche cose e farle bene, concentrarsi solo su 6 programmi e cercare di ottenere il massimo da questi programmi, mapparli nel modo migliore o disporli o riscriverli nel modo migliore in modo che funzionano su questo supercomputer. C'è veramente un problema. Adesso le schede grafiche. Le schede grafiche sono uscite nel 90, erano delle cose, degli acceleratori grafici per giocare, non era niente di serio, era per il gioco. Sono uscite perché c'erano i primi giochi che usavano le cosiddette textures, delle immagini mappate su delle geometrie tridimensionali, e erano tutte pixelose e questi acceleratori grafici le rendevano molto molto soffici. Come mai sono così veloci le texture? Beh, è perché il mercato dei giochi, anche se ludico, è molto molto serio, è serissimo. E il consumatore medio, il giocatore medio è molto rigido su quello che vuole, molto esigente su quello che vuole. Grazie a tutti questi giochi si sono sviluppate queste schede grafiche potentissime che hanno in definitiva hanno battuto il computer. Adesso lo battono da 3 a 5 volte lo battono in termini di performance. Ok, allora il supercalcolo ricambia. Non solo adesso c'è la legge di Moore che continua ad andare in avanti anche se la frequenza non va in avanti, quindi duplicazione del numero di core, eccetera, ci sono anche le GPU. Una cosa che ho detto è che programmare questi nuovi supercomputer e anche programmare le GPU in generale non è una cosa semplice. Però ci sono 3 punti positivi.
Il primo è che forza il programmatore. Per la prima volta il programmatore non può più programmare come vuole lui, deve seguire il design ad alte prestazioni. È la prima volta, viene forzato. Questa è una cosa buona, perché vuol dire che poi il codice che si scrive è pronto per essere girato su schede grafiche più potenti o su supercomputer. Anche il fatto di scrivere questi strani programmi che girano sulle schede grafiche in un qualche modo è produttivo. Ci vogliono, per la stessa performance, ci vogliono meno linee quando si scrive su un codice su GPU rispetto che su CPU, per la stessa performance. E poi scoraggia quello che, questo è quello che chiamo io software alla Scarabeo Stercorario. Ci sono questi grandissimi software package e librerie che contengono milioni di linee di codice che non si sa bene chi fa la manutenzione, come vanno avanti. Non, questi codici sono troppo pesanti per essere riconfigurati per girare su i nuovi supercalcolatori. Quindi non c'è veramente spazio per codici che richiedono una manutenzione grandissima. Ad esempio nel settore nucleare ci sono molti di questi codici. Nel Dipartimento di Energia americano ci sono almeno 3 codici che sono veramente, contengono milioni di righe. Non c'è veramente, questa è un'opinione personale, ma non credo che ci sia veramente speranza di farli girare efficientemente sui supercalcolatori di domani. Si può, ok, è difficile programmare sui supercalcolatori, ma non è impossibile. Questa è una simulazione, per esempio, che può essere usata sia dal punto di vista di game developing, per i giochi, però gira anche sui supercalcolatori, usando le schede grafiche. Questa è la SAPTO. Sono la descrizione di cos'è una GPU, una CPU, ma mi sa che stiamo andando fuori tempo. C'è il grande divario. Allora, questo è importante. Quello che sto dicendo è che i supercomputer diventano sempre più improgrammabili, sempre più difficile programmarli, e si vede tantissimo la differenza tra i benchmark sintetici, cioè per esempio quelli usati per fare il ranking di top 500, e le applicazioni reali. Qua potete vedere, c'è la performance in gigaflop di una certa applicazione, e vedete che c'è un divario. Questa è la performance teorica, che è raggiunta soltanto da pochissimi benchmark, e poi la prestazione delle applicazioni reali invece risulta essere, per esempio nel 2009, 2 ordini di grandezza più basso. Vuol dire che praticamente un'applicazione normale prende soltanto, riesce a catturare soltanto l'1% delle performance possibili. Il supercalcolo di domani ha altri problemi, non è soltanto la programmabilità. È per esempio l'energia, il consumo di energia. Se noi prendiamo semplicemente le architetture di oggi per fare quello che è un exascale computer, cioè un computer che riesce a svolgere un exaflop, adesso siamo a livelli di 10 petaflop, ci vorrebbe una centrale nucleare o quasi. Si parla di più di centinaia di megawatt. Una centrale nucleare è un gigawatt. Adesso mi sembra che siamo sui 10-15 megawatt, qualcosa così. Okay. E si è detto no, basta, per l'exascale computer non si può superare la soglia dei 67. Adesso io non so perché hanno detto 67, ma l'obiettivo è essere, diciamo, su quell'ordine di grandezza lì, diciamo 100 megawatt, ma non di più. Questo è la grande difficoltà per i prossimi supercomputer. L'altra grande limitazione è lo storage. Sembra, allora, il numero di transistor va in avanti, duplica ogni 18 mesi. Il numero di gigabyte nell'hard disk, no. Proprio no. Rimarrà più o meno uguale.
Quindi vuol dire che si potranno fare un sacco di simulazioni, però dopo non ci stanno, dove li salvo? Non li salvo, non posso più. Allora c'è veramente bisogno di uno sforzo, anche dal punto di vista di ricerca, per trovare metodi in cui si comprime. La compressione avrà un ruolo fondamentale, non solo per gli hard disk, non solo per quello che è input-output, ma anche per la memoria. Anche la memoria, la RAM nei computer non cresce così tanto come la capacità di calcolo. Quindi anche lì c'è un problema di compressione, lì bisogna comprimere. Questa è una simulazione in cui faccio vedere che è effettivamente possibile, non siamo gli unici a fare questo tipo di simulazioni, però è quello che sarà molto importante in futuro. Vedete qui si discretizza, o il numero di punti dipende a seconda dell'importanza e di quanto è vicino all'oggetto di interesse. Quindi praticamente qui vengono salvati molti meno punti in memoria, anche molti meno punti nell'hard disk, quindi si tende a salvare risorse. Finisco con questo filmato che è della NASA. E questo è soltanto per farvi vedere fino a che punto si può andare in avanti con scienze computazionali. Pensate che questa è la missione su Marte. Ovviamente non si può fare un'investigazione sperimentale perché mancano le risorse e poi bisogna andare là. Cioè. Quindi l'unica è simulare. Questa è la cosa, diciamo, se si vuole, è il riferimento più importante finora di scienze computazionali e computational fluid dynamics. È stato fatto tutto simulando. Ci sono stati poi i prototipi che sono stati testati veramente, però tutte le informazioni, tutte le intuizioni sono state guadagnate, sono state prese simulando. Allora vi faccio vedere svelto questo filmato qui e poi ho finito. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought. But it still looks crazy. From the top of the atmosphere, down to the surface, it takes 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to zero in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow constrained space. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. When
opens up that fast, it's a neck snapping 9 Gs. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time, or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it will only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of a crater, right beside a 6 kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover. It could damage mechanisms and it could damage instruments. So the way we solve that problem is by using the sky crane maneuver. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. Ecco, questo è l'esempio più estremo che si poteva fare sull'utilizzo della computational fluid dynamics. Qui ogni stage di quello che era l'atterraggio della sonda di Curiosity è stato simulato al computer, perché sì, è vero, magari si possono fare certe speculazioni, per esempio che lo sky crane non poteva toccare troppo la terra perché si creava una nuvola di polvuscolo, però poi i dettagli quantitativi di come realizzare una cosa così non si possono fare senza una simulazione. Quindi con questo volevo concludere. Allora, la fluidodinamica computazionale ha un ruolo fondamentale nel progresso tecnico e riesce ad arrivare dove gli esperimenti non possono, come nell'ultimo caso che avete visto. Però c'è questo grande problema delle performance che sono dettate dall'hardware del supercomputer. Anche un altro ostacolo è come scrivere questi programmi in modo che possano effettivamente poi sfruttare la potenza di calcolo, che non è ovvio. E quindi nella comunità siamo tutti d'accordo che le prossime scoperte scientifiche come questa, cioè cose che contano veramente, sono per forza ottenute tramite lo sviluppo di software per computational fluid dynamics e supercomputer. Ecco, con questo vi ringrazio. Qua ho messo anche le persone, fatemi magari passare la lista qui delle persone che mi hanno aiutato: Michael Berdoff, Wim Van Rees, Christian Conti, Teodoro Brasacchio, Olivier Berg, Adrian Urlich, Jean Favre, Mauro Bianco e ovviamente anche tutto lo user team del centro di calcolo, che ha sempre una grande pazienza con noi e con gli studenti che fanno sempre su e ne combinano un po' di tutti i colori. Grazie mille per la...